Hai portato questo nuovo, nuovissimo progetto, buon proseguimento. Grazie anche a te e a tutti i radioascoltatori. E noi adesso andiamo a Radio Torre Ribera, prima di collegarci anche con Mimmo Tornabè, abbiamo già l'ospite che è il cicloturista Leandro Olivieri, buonasera. Ciao, buonasera a tutti voi. Allora, lei è in giro per l'Italia, cicloturista, però forse cicloturista è limitativo. Cicloattivista, diciamo. Ecco, cicloambientalista, cicloattivista, perché turista. Sì, no. Sì. E allora, che cosa fa lei in giro per l'Italia? Qual è il suo obiettivo? Allora, io sono partito il 1 ottobre da Ventimiglia con la bici di mia nonna, caricata a dovere per sopravvivere circa un anno, e devo arrivare fino a Trieste passando per tutte le coste, quindi seguo la linea della costa e in questo momento mi trovo in Calabria, quindi ho già attraversato tutta la parte tirrenica, tutta la Sardegna, tutta la Sicilia, e quello che faccio è principalmente, diciamo, una missione proprio per l'ambiente, cioè ogni giorno pulisco una spiaggia diversa cercando di coinvolgere quante più persone possibili per lottare, no, contro questo grande problema della plastica, dei rifiuti in mare, sulle nostre spiagge, ma un po' ovunque ormai, e poi vado a parlare nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi che spesso poi magari vengono anche ad aiutarmi. Ma quindi hai già dei contatti però quando vai in giro? Diciamo che è un'organizzazione molto variabile, nel senso che a volte funziona col passaparola, a volte con contatti che già avevo, c'è una rete di associazioni, di contatti, di persone che si conoscono e che poi magari mi aiutano anche a organizzare, anche perché non ho sponsor, quindi faccio tutto con i miei risparmi, quindi cerco anche a volte ospitalità, però normalmente, insomma, ho la tenda e il sacco a pelo, quindi dormo in campeggio, in ostello, insomma, dove trovo. Dove trovi? Ma intanto come ti è venuta questa idea? Da quanto tempo ci stai anche lavorando? Allora, diciamo che sono appunto partito il 1 ottobre, quindi ormai sono 7 mesi più o meno, e questa idea nasce da tutti i miei viaggi in giro per il mondo, proprio perché inizialmente era una passione per il viaggio, no? per andare alla scoperta di tutti quei posti tanto remoti che sognavo di vedere sin da bambino, quindi sono riuscito ad andare nel Machu Picchu in Perù, nella foresta amazzonica in Brasile, nei ghiacciai, nella Terra del Fuoco, oppure nei deserti, e però ogni volta che arrivavo in questi posti che mi aspettavo essere incontaminati e selvaggi, alla fine trovavo sempre inquinamento, plastica ovunque, ho visto gli incendi illegali che fanno nella foresta amazzonica per disboscarla, quindi diciamo che ho visto talmente tanta sofferenza, distruzione anche abbastanza irreparabile, irreversibile, che questa, da che era una passione, dico sempre, da che era una passione per il viaggio, poi è diventata un po' una missione per salvaguardare quel che ci rimane, perché non è molto purtroppo. Ma tu quanti anni hai? Io ho 29 anni. Si sente che sei giovane. E che cosa fai quando non vai in bici? Sono un ingegnere che lavora in una grande azienda a Roma e ho preso un anno di aspettativa appunto per poter fare questa missione. Quindi stai anche conoscendo tantissime persone. Assolutamente sì, è bellissimo perché in Italia è pieno di realtà, ma anche persone comuni che, insomma, sono disposte ad aiutarsi e che hanno a cuore il loro territorio, e che spesso manca magari una miccia, manca una scintilla per unirle e, diciamo, verso un unico obiettivo, anche cercare di coinvolgere, no? Perché in tanti posti magari manca un po' questa fonte di aggregazione, di accensione, diciamo. E hai trovato, perché tu hai spiegato come, insomma, non solo hai osservato che cosa non va in giro per il mondo, ma ovviamente a questo punto hai detto ma forse in Italia si può fare qualcosa, hai trovato questo tipo di sensibilità? Allora, assolutamente sì, specialmente per fortuna nelle generazioni più giovani, quindi quando parlo nelle scuole, i ragazzi, i bambini, perché ho parlato finora a più di 2000 bambini e ragazzi tra elementari, medie e licei, e ormai li riconoscono questi problemi, anzi spesso sono abbastanza anche disillusi, nel senso che temono che non si possano più risolvere, però dallo stesso lato c'è molta più speranza, molta energia, molta voglia comunque di contribuire, già i ragazzi, no, sanno che devono cercare di evitare di usare la plastica o di usare le borracce, stare un po' più attenti anche al consumo dell'acqua. Vengo adesso dalla Sicilia, dove in questi giorni se ne parla proprio di questa emergenza della Sicilia, insomma, quindi sono problemi che ormai non sono più così lontani, che vediamo nei telegiornali, sono problemi che ci toccano veramente da vicino. Che ci toccano, no? Infatti io quello che mi domandavo, e adesso salutiamo anche Mimmo Tornabè che finalmente ci ha raggiunto, mi domandavo se questi ragazzi magari teoricamente dicono sì perché ormai sono stati educati a queste cose, poi però se li chiami a pulire la spiaggia dice no grazie, mi vado a fare il bagno ma non pulire.
pulisco in questo questa domanda. C'è stato, secondo me, ma spesso i ragazzi anche con un, diciamo, un modello concreto di tangibile poi riescono anche a capire e a convincersi, no, della necessità di cambiamento. C'è stata questa ragazza, per esempio, ho parlato in questo liceo, era a Maiori, quindi in costiera, sì. E poi ho invitato il pomeriggio stesso i ragazzi a partecipare. Lei è venuta insieme a un'altra decina di ragazzi e mi ha confessato alla fine della pulizia della spiaggia, perché abbiamo raccolto una trentina di chili di plastica, rifiuti, quindi mi ho riempito molti sacchi. E lei mi ha confessato, ho detto: guarda, io fino a ieri ero la prima che poi facciamo festa, lasciavo tutto in spiaggia, sporcavo. Ora che mi sono sporcata le mani, mi sono resa conto soprattutto di quanto siano sporche, perché poi spesso i ragazzi. Ma no, ma tutti noi non ci rendiamo conto fino a quanto sono sporche. Salutiamo Mimmo, perché tra un poco ci dobbiamo salutare tutti. Mimmo, buon pomeriggio. Mimmo, ciao a tutti, buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio. Ciao, grazie per averci portato questo ospite straordinario, proprio fuori dall'ordinario. E noi però abbiamo finito il tempo, Mimmo. La prossima volta speriamo di riuscire a coinvolgerti dall'inizio. Sicuramente faremo qualche altra tappa con il nostro Leandro. Con Leandro, è bravissimo. Tanto tempo c'è. Non so come va in bicicletta, ma a pulire spiaggia ho capito che è bravissimo. È bravissimo. Però fatto piano piano perché è molto carica. Fai bene. Allora, intanto in bocca al lupo per il proseguimento e poi grazie. Spero appunto che ci risentiamo. Assolutamente, quando volete, tanto è ancora un viaggio lungo, insomma. Va benissimo. Leandro, grazie. Grazie a voi, buona giornata, buona domenica. Mimmo, grazie. È lunedì, vabbè, non fa niente, tu giri troppo. Grazie Leandro. Mimmo, grazie. Grazie a voi. Grazie per averci portato Leandro, grazie. E allora noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, il territorio parla, torna domani. Il territorio parla.